Questo intervento di oggi è molto importante perché l'avvio del nostro grande piano di riforestazione urbana poggia su un lavoro che era stato avviato sia dal punto di vista del processo partecipativo sia dal punto di vista di una partnership pubblico-privato, ma anche c'è stato un lavoro importante di, come dire, di rimodulazione, tenendo presente che anche un po' l'incuria degli ultimi mesi, anni, ha portato a un ulteriore peggioramento della situazione dei pini, quindi il merito insomma di questo lavoro è anche di avere un po' rimodellato e dato coerenza e organicità a un intervento che è molto importante, che è sostenuto, finanziato da Roma Capitale, che porta invece proprio alla riforestazione arborea con interventi che partono oggi e poi saranno rafforzati a ottobre con cedri, pini e altre specie, e quindi comincia, diciamo, a prendere corpo questa strategia su cui abbiamo messo risorse aggiuntive in bilancio, come le abbiamo messe sulla cura del verde, sulle ville, e poi aggiungiamo a questi interventi anche questi modelli anche di collaborazione pubblico-privato e anche con soggetti come Legambiente, che ulteriormente, diciamo, completano e complementari a questi interventi. Quindi, come dire, è bello vedere che cominciano le cose a prendere concretezza, ma sarà un crescendo tutti nei prossimi anni. Grazie.